tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con Abdul Mustafa Ali. Oggi siamo qui per fare il calciomercato. Nell'ultimo episodio abbiamo finito tutta quanta la stagione. Purtroppo non siamo riusciti a vincere nulla. Abbiamo vinto sì una coppetta, ma la Premier e la Champions League sono ancora ben lontani. Fortunatamente abbiamo a disposizione la bellezza di 200 milioni per poter migliorare questa squadra. Nell'ultimo video, proprio negli ultimi 30 secondi, vi ho già accennato qualche idea, qualche colpicino. Adesso andremo proprio a cercarli, selezionarli e andremo a comprarli. Prima di iniziare però, come sempre, io vi chiedo di lasciare un bel mi piace, signori. Continuate a supportare questa serie. Mi raccomando ragazzi, arriviamo a quota 5000. È una serie che non durerà tantissimo, massimo 15 episodi, quindi potremmo già essere, anzi più o meno siamo a metà o comunque al di là della metà. Questa è la situazione attuale della squadra. Allora, parliamoci chiaro. Il centrocampo mi piace, la difesa mi piace, perché comunque sono tutti giocatori che possono crescere. Andiamo quindi a ragionare su un solo colpo, perché per migliorare questa squadra, per fare il salto di qualità, c'è bisogno di un colpo da 200-250 milioni. Il punto debole della squadra, mi duole dirlo, ma è Robert Lewandowski, che l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, tantissimi gol, tantissimi assist, ma a 33 anni, 90 di overall e sta calando sempre di più, mese dopo mese. Perché lo voglio sostituire adesso? Perché adesso vale ancora 100 milioni. Se aspettiamo ancora un anno e andiamo poi a cambiare Sulemana comprando Salah, che è uno dei nostri obiettivi, insieme all'attaccante che tra poco vi andrò a svelare, poi ci ritroveremo con un Lewandowski a gennaio barra marzo con un 87 di overall, praticamente non utilizzabile, è un 76 di velocità. Non ci resta a questo punto che fare una mossa, andare nell'albercato e mettere il grandissimo Roberto Lewandowski, origini italiane ragazzi, veniva da Avellino questo qua, padre Avellino, mettiamolo sul mercato e aspettiamo un'offerta. Però io una mossa azzardata la voglio fare adesso. Andiamo subito nel cerca giocatore e andiamo a selezionare Haaland, un calciatore signori che io non ho mai provato, non ho mai avuto. In game potrebbe rendere più un attaccante come Mbappé, ma Mbappé già l'abbiamo provato. Mbappé non mi piace, non ho voglia di provare Mbappé, ma Haaland non l'abbiamo mai avuto e ha dei margini di miglioramento incredibili. E sapete, sto per dire una bestemmia, sapete chi potrebbe somigliare Haaland? A De Rico, e che ha seguito la mia carriera con il Sassuolo sa di chi sto parlando. Un giocatore che io ho paragonato a Ronaldo il fenomeno. Prima di formulare l'offerta per Haaland, io vado un attimo nell'hub mercato perché lo voglio studiare questo Haaland. Veloce, 98 di velocità scatto, non è molto agile, ma 99 di forza e 91 di reattività. Questo è un giocatore signori che adesso potrebbe davvero spaccare tutto, ma se lo facciamo crescere anche con il potenziale dinamico che FIFA ci concede quando siamo noi in primis ad utilizzare il giocatore, potrebbe davvero migliorare quei parametri in cui pecca e potrebbe diventare qualcosa di mostruoso, un alieno. 185 milioni di valore. Allora, noi ne abbiamo 200, però c'è Lewandowski che ne vale 100. Quindi facciamo questo tentativo. Il Borussia Dortmund ribuole Robert Lewandowski? Cavolo, sarebbe anche romantica come cosa, no? Un Lewandowski che va dal Borussia al Bayern, segna gol, vince Champions, vince di tutto e di più, e poi quando invecchia torna nel Borussia Dortmund per chiudere la carriera. Ci potrebbe stare come investimento. Scambio giocatori, attaccanti. Robert Lewandowski vale 100 milioni e io vicino gliene metto 100. Mua! 100 più 100. Vediamo cosa ci dicono. Lo vogliono. Vogliono Robert. E allora signori, non ci resta che accogliere Haaland. Prima però cerchiamo di limare questa offerta signori, perché non siamo fessi, siamo bravi, siamo intelligenti, ma non siamo fessi. 140 milioni più clausola del 25%. Cosa ci dicono? 171. Controfferta. Caliamo ancora un po' signori, perché a questo punto potrebbe anche starci un altro acquisto, 150 più 102, 165. Non lo so ragazzi, caliamo ancora di 10. Devo anche rinnovare i giocatori che hanno il
il contratto in scadenza. E comunque siamo inizio calciomercato, quindi c'è tempo per poter anche riprovarci. Loro ci devono pensare. Ok. Inaccettabile l'offerta per Haaland. Perché sto ridendo, ragazzi? Perché prima di riflettere su questa offerta, su questa controfferta, anzi, ho voluto controllare una cosa. Quasi per sfizio. Che cosa ho fatto? Sono andato a cercare un nome di un giocatore disumano che si chiama Momo Salah. Eccolo qui. Come ho detto prima, mi serve una punta, ma mi serve anche una D, volendo. Però ci potevamo arrangiare con Suleiman. Giovane, forte, veloce, con ottimo potenziale. Ma Salah ha il contratto in scadenza. E quindi con 100 cubaruoli si porta a casa Salah. E allora cosa facciamo, ragazzi? Proviamo ad aspettare 2-3 settimane. Vediamo se ci arriva un'offerta per Lewandowski. Perché se vendiamo Lewandowski, lo vendiamo per un valore molto più superiore, però, capito? Cioè lo vendiamo con più, per più di 100 milioni, volevo dire. E quindi ci avanzano quei soldi che, messi insieme ai soldi restanti dopo l'acquisto di Haaland, ci permetteranno poi di prendere Salah. Con che italiano ho parlato? Non si sa, l'avete capito. Si ricordi di usare i cambi, ma fatti gli affari tuoi. Ma come ti permetti di dare dei consigli a Mustafa lì? Si ricordi di usare i cambi, ma sei zitto. Allora, nel frattempo, raga, parlavo di cose serie. Buongiorno Mustafa lì. 146 milioni per Robert Lewandowski dallo United, ne possiamo chiedere 223. Andiamo subito a trattare, ragazzi. Allora cerchiamo di non far saltare questa trattativa, Non ne chiedo 220, ne chiedo 200. Mi accontento, raga, mi accontento di 200, che sono tantissime, ragazzi. Non ce li daranno mai 200, però proviamoci. 200 milioni puliti, puliti. Sono pulitissimi. Cosa ci dicono? 173. E qua, ragazzi, mi inizia a tremare la mano, Qua mi inizia a tremare la mano, porca miseria. Potrei anche rischiare il tutto per niente. Ragazzi, non lo rischio. Non lo rischio il tutto per niente. Sono soldi che non posso rifiutare, porca miseria. Ce la facciamo a prendere sia Haaland e sia Salah così. Dai, raga, non facciamo saltare tutto per 10 milioni. Dai, accettiamo, va bene così. Va bene così, raga. Cioè, non faccio la controfferta a 180. Cioè, chi se ne frega? Per 7 milioni. Va bene così. Accettiamo, ragazzi. Offerta equa. Venduto Robert Lewandowski del valore di 100. Venduto a 173 con 33 anni. Ragazzi, questo è un affare. Questo è un affare. Speriamo che Robert trovi l'accordo con lo United. Lewandowski venduto, signori. E la società ha messo a disposizione 130 milioni. Ma come? Ma non è che quando ho preso Lewandowski ci ho messo la clausola sulla rivendita? No. Porca miseria. Vabbè, sono comunque 130. Ma porca vacca. Vabbè, comunque, questo è il budget: 326 milioni. Allora, andiamo prima a prendere Haaland, perché è la priorità. A destra, in teoria, possiamo comunque arrangiarci con Suleiman, come ho detto prima. Vi ricordate? Andiamo a trattare con il Borussia per Haaland. Inizia la trattativa, quella importante. Allora, io direi di partire con un'offerta base di 190. Mi sa che non ce la facciamo a prendere Momo. Cosa ci dicono? 276. Un dolore al petto, ragazzi. Cos'è? Mi sta venendo un infarto. Controfferta, chiamate qualcuno. Controfferta, caliamo a 220. Qui c'è da limare tanto, ragazzi, Qui c'è veramente tanto da limare. Però io Momo lo voglio, signori, Farò di tutto per prendere Momo in scadenza. 220, affare fatto. Porca vacca, sono scesi da 270 a 220. Vabbè, ci sta. Io ho offerto 190 alla fine. Ci sta, buoni, raga, buoni. Calmi. Abrosa, non ci resta che andare sul piano di crescita per Haaland. E qui, signori, bisogna un attimo ragionare per quanto riguarda il piano di crescita. Bisogna stare attenti. Voi forse non lo vedete, ma c'è la webcam. Io andrei a migliorare il suo piede debole, perché ha solo 3 di piede debole. Così migliorerebbe anche il passaggio corto, l'effetto, la freddezza, che è molto importante. Ma il piede debole io lo voglio dare. Anche guardando le settimane, sarebbe più opportuno migliorarlo nel controllo palla, nel dribbling e nelle mosse abilità. Ma l'attaccante completo mi stuzzica un po' di più. Poi, signori, ricordiamoci, una volta ogni 2-3 mesi, di andare a controllare e di andare a modificare l'allenamento per Haaland. A questo punto, signori, 105 milioni per Momo Salah. Allora, io proverei a fare un tentativo. Speriamo che nessuno l'abbia preso, perché ne vale 115. Non ce la faccio con 105. No, aspettiamo, raga, aspettiamo ancora un po'. Aspettiamo di vendere qualche pischello. In teoria, raga, se entra Salah, qualcuno deve partire. E noi sull'esterno abbiamo Suleiman, che è un giocatore straordinario. Io non voglio privarmi di Suleiman, ma abbiamo Gale. Gale, signori, è un ottimo pischello. Però è molto giovane. Vale 15
10 milioni a 17 anni, ha poco di stipendio, ma non giocherà mai. Anche perché è molto lento, ragazzi. 75 di accelerazione. Avete visto che in game non rende. 72 di velocità scatto. Io sinceramente preferisco mettere sul mercato Gale e aspettare un'offerta e tenermi sulle mana come vice Salah e vice anche Haaland barra Dybala. Può giocare esterno e può giocare punta. In alternativa, signori, per non rischiare, perché questo Salah potrebbe da un momento all'altro rinnovare il contratto con il Liverpool, ma non solo, potrebbe essere acquistato da altre società. Quindi, mentre aspettiamo l'offerta per Gale, andiamo a mettere Gale come contropartita. Sì, ci perdiamo qualcosa, però in teoria potrebbe starci. Facciamo un tentativo senza Gale? È praticamente impossibile, eh. 100 milioni? Vogliono Franco che sì, il nostro talento macedone. No, niente, scambio giocatori. Mettiamo Gale e controffriamo, non so in che lingua sto parlando. 100 milioni più clausola del 25.000%. Più mia nonna. Vediamo. La nonna ha fatto all'ultimo, raga, all'ultimo secondo inserita la nonna, ragazzi. Una bella nonna fresca per Jürgen Klopp. A questo punto, signori, questa è la squadretta. Direi che abbiamo fatto un ottimo mercato. Haaland più Salah nella stessa finestra di mercato. Io direi 10 e lode per Abdul Mustafa Ali. Complimenti. Signori, il destino è fetente. Quante volte ve l'ho detto io che il destino è fetente? Tante volte. Guardate la prima partita, la finale della Community Shield è contro il Liverpool. E Momo Salah è pronto a far male subito alla sua ex squadra. Ho scelto anche il capitano, ragazzi. Ci ho pensato un po', ma Saint-Maximin secondo me si merita la fascia. È l'unico superstite del vecchio Newcastle. E non vedo altri giocatori degni di vestire la fascia. Sì, potevamo darla a Dybala, potevamo darla a Guerreiro, però sinceramente gliela do a Saint-Maximin. Capitano e pronto ad alzare la coppa. Andiamo a giocare contro il Liverpool. Vediamo come loro hanno sostituito Salah. Chi ha una destra? Minamino. Ok. Beyeder, Mané, Fabinho, Thiago Alcantara, Van Dijk capitano. Bella squadretta, ragazzi, bella squadretta. Noi dal centrocampo in su siamo più forti, ma dalla difesa in giù sono più forti loro. Chi vincerà l'attacco o la difesa? Lo vedremo. Newcastle Liverpool, andiamo. Ci siamo, signori, tutto pronto. Ci siamo. Com'è bello Salah. Com'è bello Momo. Mi devo fare i capelli come Momo, raga, mi devo fare. Quanto è bello Salamino. E anche Mané, che si guarda intorno e dice: porca miseria, mi sa che il prossimo che va a Newcastle sono io. Chi lo sa Mané, chi lo sa. Tutto pronto comunque, ci siamo, signori. Ricapitoliamo anche la formazione, ma ormai basta, abbiamo già parlato troppo, raga. Ho voglia di giocare. Newcastle Liverpool, sono molto molto felice e sono anche molto curioso di vedere come in game rende un attaccante come Haaland, perché sì, abbiamo parlato di Salah, ma c'è anche Haaland, ragazzi, quindi occhio. Attaccano loro, Fabinho traversa, resta lì, ma ne rete 1-0. Signori, stiamo giocando meglio noi. Due occasioni nitide, ma ne ci segna. Purtroppo quando sfidiamo squadre così forti dobbiamo capire che da un momento all'altro ci possono segnare. 1-0 al 19esimo, ha segnato Mané. Salah, Haaland appoggia molto molto bene per Dybala, che potrebbe andare Dybala velocissimo. Dybala uno contro uno, deve aprire il piatto, invece no, potrebbe incrociare con il sinistro. Di Dybala Mask. Cambiano i giocatori, signori. Fuori Lewandowski, fuori Sulemana. E Dybala risponde così: lui c'è sempre. Ragazzi, attenzione perché Saint-Maximin è a terra. Dai, che scorretti che siete. C'è Saint-Maximin a terra, porca miseria, non ci credo. Madonna, l'ho secciato a sto pesce. Ma porca di quella miseria, ragazzi, questo è grave. Questo dovrebbe essere crociato rotto. Porca miseria, ragazzi, è crociato rotto. Prende il volo questo, chi se ne frega, capitano. No, non è vero. Massimo supporto per Saint-Maximin. Non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Si è fatto male il ginocchio. Questo mi sa che è crociato, Mi sa che sono 7 mesi. Porca miseria. A questo punto, ragazzi, per fortuna che non abbiamo venduto Sulemana. Perché Sulemana non l'ho portato. Non l'ho lasciato in tribuna. Gravissimo errore di Abdul Mustafa Ali, che lascia Sulemana in tribuna. Mettiamo Joe Ellington. Non è male, ragazzi. Joe Ellington esterno. Mi è piaciuto, non è male. Mettiamo Joe Ellington. Potremmo pure cambiare modulo, ragazzi. Passare una sorta di 4-3-3. O comunque un non lo so, ragazzi. Sì, un 4. Ok, mi è venuto in mente, aspettate, 4-1-2-1-2 stretto con Salah prima punta, Dybala COC, fuori Joe Ellington, mettiamo Ilic, che mi è piaciuto veramente tanto, ragazzi. Ilic è un'ottima mezzala. In questo modo, ragazzi, sfruttiamo Salah punta, non è male, ragazzi, Salah punta con Dybala COC, che comunque gioca bene.
Eyeder, eccolo qua Ilic, subito che recupera palla. Dai, sei il mio pupillo, Ilic, sei il mio pupillo, velocissimo Ilic, poi buca subito per Salah. Un po' troppo corta gliela data, però Momo ce la fa. Fino in fondo, Momo, è tua Momo, è tua. Incrocia col suo destro, Momo Salah. Momo Salah, Momo Salah, eccolo qui signori, Momo Salah, Momo Salah, gol incredibile, mamma mia, si era quasi defilato, pum, pallone nell'angolino, subito la mossa del mister ragazzi, fascia al braccio, se l'è presa lui non gliel'ho data io, se l'è presa lui, fascia al braccio per Momo. Diogo Jota, attenzione, cross dentro, Lazzari, occhio ragazzi alla bomba di Robertson, dentro per Keita, di prima per Fabinho, Beyender, colpo di tacco, Fabinho destro, rete, 2-2, mamma mia che gioco, porca vacca, doppietta di Mané. Oh Mané, porca miseria, si è fatto male San Maximen. Mané, vuoi venire? E ce ne manca uno. Cosa mi abbraccia? Cosa abbracci Klopp? Abbraccia Abdul, porca miseria. Ancora loro, bravissimo Locura che recupera palla, però occhio con questi palloni. Madonna come usciamo bene, che sì, in buca per Haaland che si è visto poco, è tu Haaland, è tua, è tu Haaland, madonna come corre, madonna come corre Haaland, 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 eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì Haaland, eccolo lì, eccolo lì. Indica diretta Leotta che lo sta guardando e lo sta fissando in tribuna. Lazzari, occhio, brivido, brivido, brivido. Tomori allaga dall'altro lato, madonna come usciamo bene. Ilic, che giocata di Ilic, bravo. Raga, ha fatto una grande partita. Oddio, di prima per Guerrero che può andare fino in fondo. Brutto fallo, andava in porta ragazzi, cartellino giallo signori, cartellino giallo, andava in porta. Due di recupero, cerchiamo di detenerla. Ilic potrebbe anche provare il sinistro. Oddio, deviato, resta lì. Mamma mia, stava diventando un assist per Salah il tiro deviato. Comunque, volevo tirare per prendermi un calcio d'angolo, comunque per non far ripartire il Liverpool, e ci siamo riusciti. Prima partita stagionale, vinciamo un'altra coppa signori, la seconda della carriera e la prima dell'anno. Dybala, Salah, e la decide Haaland all'ultimo secondo. Giocatore che si è visto poco raga, perché in 90 minuti Haaland non ha praticamente fatto niente, però da grande campione ha risposto segnando il gol decisivo. E adesso gustiamoci Momo Salah, che fino a 24 ore fa si ritrova a giocare con il Liverpool, adesso si ritrova capitano del Newcastle e si ritrova a battere il Liverpool in finale. Tutto perfetto. Vai Salah, alza sto piatto, che dopo ci facciamo una bella spaghetta negli spogliatoi. Bravo Salah, alzalo al cielo, grande vittoria per il Newcastle. Siamo tornati nel menu. Andiamo però signori a vedere San Maximen, perché non mi sono dimenticato dell'infortunio brutto di San Maximen. Potrebbe essere il crociato. Vediamo un po' se il crociato ragazzi è una stagione. Vediamo. È il crociato. Crociato signori per San Maximen. Sono 7 mesi. 7 mesi è tutta la stagione. Non possiamo giocare tutta la stagione con Sulemana. Cioè volendo anche potremmo giocare con lui. Però cavolo, è un peccato perdere San Maximen. Questa è una grave perdita signori, vediamo quanto vale San Maximen, perché in teoria ha un valore di 71 milioni. Allora mettiamolo sul mercato e vediamo se con tutto l'infortunio arrivano delle offerte, perché se lo metto come contropartita ragazzi, con 71 milioni di contropartita non faccio niente. Però se lo vendiamo come abbiamo fatto con Lewandowski, praticamente quasi a un valore doppio rispetto a quello che ha, davvero si potrebbe vendere anche per 120-110. E con 120-110 ti potrebbe poi andare a prendere un giocatore importante, importantissimo. Vabbè, comunque avanziamo signori e vediamo un po' che succede. Siamo arrivati signori alla prima giornata di campionato con il Burnley e purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna offerta per il nostro San Maximen. A questo punto non lo so, sono molto indeciso, sono molto indeciso, non so che fare, sono sincero, non so se aspettarlo e arrangiarci con Sulemana, non so se riproporre il 4-1-2-1-2 di prima con Ilic, mezzala e Dybala ciuccicolo, doppia punta alla messa là. Non lo so ragazzi, non lo so. Mentre aspettiamo e mentre valutiamo tutte quante le possibili cose da fare, andiamo a giocare la prima di Premier contro il Burnley. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Sulla carta siamo 100 volte più forti, cerchiamo di sbaracciarci subito di questa squadra. Tutto pronto signori, ci siamo, squadre in campo, facciamo 3 gol in 45 minuti, così magari subito ci liberiamo di questa partita. Ce la possiamo fare. Cheat. Ricordatevi questa bellissima frase. Tomori, Dybala, attenzione qua, Dybala potrebbe lanciare Haaland, vediamo un po'. Ok, non volevo farlo così, però va bene lo stesso. Tra un po' ci sbilanciamo, se non segniamo qui. Dybala si gira, appoggia molto bene. Ok, di prima Guerrero, dentro male. Male, 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 64esimo ragazzi. Ragazzi, allora calmi. Ci siamo con la testa, sì o no? Non possiamo non vincere questa partita. Cambio importante, dentro Joe Ellington, e si rischia il tutto per tutto. E guardate un po' che mossa stolopiteca ho preparato per voi. 100 di profondità. Vediamo
che succede. Sulemana diventa buona per Guerriero. Ancora. Tocco per Dybala. Insistiamo ragazzi. Momo Salah. In buca per Haaland. Che carica il sinistro. Haaland. Indicalo. Grande Haaland. 1-0. Sblocco la partita complicatissima. Dybala, ancora noi, Dybala, gli lasciano il sinistro, madonna, sinistro, dalla posizione impossibile, forse era meglio tenermi l'angolo, si è buggato il risultato, porca di quella vacca schifosa, nel 2021 si bugga pure il risultato, Dybaluccio, bisogna chiuderla, Dybaluccio a giro, ci prova, e che gira, come gira questo pallone, Dybala Mask ragazzi, Dybala Mask, giocatore micidiale, mamma mia come l'ha fatta girare, 3 di recupero e non c'è più tempo, sembrava una partita facile e invece non lo è stata. Ma l'importante è che abbiamo vinto. Prossima partita ragazzi con l'Aston Villa. Non lo giocheremo tutte. Purtroppo abbiamo un calendario molto molto brutto e quindi non ci sono bellissime partite. Quindi questa qui con l'Aston Villa io direi di andarla a simulare e di giocare quella dopo, quella successiva, che è contro il Norwich. Quindi direi che 2 su 3 sono accettabili. Simuliamo utilizzando il calendario perché porta fortuna. E infatti abbiamo pareggiato. Porca di quella miseria. 28 agosto 2022. Ora ritocca a noi. Guardiamo la classifica. Purtroppo questi due punti persi pesano. Però noi cerchiamo di guardare al campo. Andiamo a giocare contro il Norwich, signore. Potrebbe essere anche l'ultima partita del video. Non lo so, ci devo pensare. Poi c'è anche il girone di Champions. Basta parlare, basta chiacchiere. Ho voglia di vincere, ho voglia di calcio. Il calcio con la F. Andiamo. Tutto pronto ragazzi. E che sta visuale? Norwich Newcastle. Ma cos'è? Mi si è cambiata la visuale. Ma che è sta macumba, raga? Una macumba indiana. Ma io ho visuale cop. Non è perché qui ci troviamo nello stato del Norwich, quindi si può solo vedere in questo modo. Porca di quella miseria. Un'ulteriore difficoltà per Abdul. Dybala laga molto bene per Salah, che rientra sul sinistro. Ma poi c'è ancora per Dybala, che carica il sinistro. A giro, super parata. Tredicesimo, Gosens. Guerriero di prima per Dybala, che si gira. Dybala dribbling. A giro, rete. Che giocatore incredibile, Dybala Mask. Potevo anche tirare con il destro, invece no, me la sono messa sul piedino. Quello buono, quello patato. 1-0. Rup, attenzione, subito sul 1-1-1. Ragazzi, è così ragazzi. Su questo gioco è così. Su questo videogame chiamato Viva 22 è così. Prima azione, neanche fosse Leo Messi, tiro, sassata nell'angolino. Non si può nulla, bisogna praticamente neanche farli tirare. Incredibile, sassata di Sargent, il grandissimo Sargent, che ci ha mandato 47 di tiro. 1-1. Guerriero diventa buona per Dybala, che potrebbe ancora caricare il sinistro. Per la gara dall'altro lato è buona per Haaland, che potrebbe caricare la botta. Haaland, ancora lui, Haaland. Indichiamolo. Chi sta indicando? Diletta Leotta. Sempre Diletta, raga. Sempre Diletta Leotta. Haaland innamorato della nostra Diletta. Attenzione, ancora. Il bug del rosso, signori. Incredibile, signori. Siamo in onda di bug. Sì, per adesso non segno più, signori. Adesso per fare un gol con la squadra in 11 ci mettiamo 8 anni. Gosens, cross sul secondo palo. Attenzione, si butta in rovesciata. Adesso, raga, state a vedere che non segniamo più. Occhio, Haaland, stop, tiro, niente. Haaland diventa buona per Dybala per chiuderla. Non mi fido, raga. 3-1, non mi fido. 3-1, ha segnato Sulemana. Attaccano loro. Attenzione, rete, porca vacca. Loro sono nel bug, raga. Loro sono nel bug del cartino rosso. Porca miseria, nello script. Script attivo, raga. Script attivo per il Norwich. Era meglio non beccare il cartino rosso qua. Era meglio che loro. Salah, 80esimo. Diventa buona perché sì, che appoggia molto bene per Dybala, che allarga per Haaland. Non è passato questo pallone. Occhio però, la riprende Salah, fino in fondo. È tua Salah. Rientra. Dribbling. Momo Salah, super parata, rete. Super parata, ragazzi. Il pallone tirato da Salah. Fa scintille, fa fiamme. Schiaffa la bandierina. Ha segnato anche Salah. Volevo far segnare lui, signori. Poteva appoggiare per Haaland. Ma lì Haaland era da solo. Era completamente da solo. Potevo darla a lui. E invece no, perché Salah ancora non aveva segnato. E quindi si merita di segnare. All'84esimo la richiude Momo Salah. Guerriero, quindi recupero. Ultima azione della partita. Dentro per Haaland, che potrebbe anche puntare. Poi appoggia dentro per Sulemana. Dribbling. Sinistro. Parata, resta lì. Attenzione. Sulemana indietro per Haaland. Tocco per Guerriero, che c'è un grande destro. Però appoggia per Dybala, che potrebbe provare. Invece no, resta lì Dybala ancora. Sinistra giro, resta lì Haaland, destro. E niente, arriva Franco che sì. Dentro per Dybala, che carica il sinistro. Ah, alle stelle. Va bene così.
Va bene così, ragazzi. Ho provato fino alla fine. Finisce 4-2. GG. Ennesima vittoria per Mustafa Ali. 10 ore alla fine del mercato, signori. Allora, io sono soddisfatto. Prima di vedere il girone di Champions, faccio un piccolo recap per quanto riguarda anche le riserve. Perché magari non lo sapete, ma abbiamo 3 portieri, 2 terzini sinistri, tanti difensori centrali, un terzino destro. Abbiamo questo qui che può giocare anche terzino destro. Siamo coperti a centrocampo. Siamo coperti come COC, quindi doppio COC. Siamo coperti anche con gli esterni, 4 esterni. E siamo coperti lì davanti con 3 attaccanti importanti. Con tanti giocatori come Sulemana che possono giocare a sinistra e a destra e possono giocare anche punta. Stessa cosa per Farias che può giocare punta, può giocare a T, quindi può sostituire anche Dybala che è una T, non è una TT. Siamo completi al 100%. Ho rinnovato anche i contratti che hanno, che i giocatori che avevano i contratti in scadenza. Quindi il nostro calciomercato si può ritenere finito. Non ci resta che andare avanti e per quanto riguarda la questione Saint-Maximin ho deciso di aspettare. Quindi non venderemo Saint-Maximin, anche perché essendo infortunato non arrivano offerte. Quindi l'unico modo è metterlo come contropartita. Però preferisco aspettarlo. Per adesso giochiamo con Sulemana. L'esperienza mi dice che sì, l'infortunio è di 7 mesi. Però se ci va di culo potrebbero essere anche 5-5 e mezzo. Quindi in teoria per gennaio, febbraio dovremmo averlo. E lì in teoria dovremmo essere agli ottavi di Champions. Quindi nel periodo più importante della stagione lo abbiamo. E siamo anche in testa al campionato insieme al City, lo United e il Liverpool. Andiamo a vedere il girone, perché abbiamo beccato la Roma. Bello, bello, bello. Roma, Bruges e Siviglia. Posso dire che ci è andata bene? Lo posso dire? Ci è andata bene, ragazzi, eh. Non abbiamo beccato nessuna big. Cioè, la big chi è? Non si sa. Forse la Roma ha vinto il campionato, perché in teoria la prima, la testa di serie è la vincente della Premier. In questo caso noi non eravamo testa di serie, quindi una tra Roma e Siviglia ha vinto il campionato. Molto bene, ragazzi. Sono contento. Questo girone si può passare. Continuano ad arrivare offerte. Ilicio non si vende. Ottima riserva, ragazzi. Ilicio, 75, 21 anni. In game rende anche di più. Siamo arrivati, ragazzi, alla prossima partita che giocheremo nel prossimo video contro il Leeds dell'Oco Bielsa. Parra confermata. Io vi saluto. Abbiamo fatto tutto quanto il calciomercato e abbiamo fatto praticamente le prime 3 partite della stagione. Se contiamo anche la finale, abbiamo fatto 4 partite in totale. Quindi sono molto molto contento. Ci salutiamo e ci vediamo direttamente nel prossimo episodio, il 10 settembre 2022. Adesso, signori, sì che abbiamo la squadra per vincere la Premier e la Champions. Dipende solo ed esclusivamente da noi. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Bella.